Nei depositi di ceneri vulcaniche vengono scoperte impronte di piedi risalenti a più di 3.600.000 anni. Mary Leakey, archeologa e paleantropologa inglese, asserì che tali impronte si potessero associare a impronte di uomini moderni. Il fisioantropologo Tuttle dell'Università di Chicago confessò di sentirsi di fronte a un vero mistero. Charles Darwin pubblica L'origine della specie, primo libro in cui espone le sue teorie evoluzionistiche. Successivamente, nell'origine dell'uomo, afferma che l'essere umano va accomunato agli altri esseri viventi, sostenendo la sua discendenza dalla scimmia. Venne criticato e deriso per le sue teorie, ma la scoperta dell'uomo di Giava, anello mancante della catena evolutiva, rese le teorie di Darwin un saldo fondamento scientifico. Iniziò una lunga classificazione degli stati evolutivi dell'uomo, riconoscendo il nostro più antico avo nell'Australopiteco, risalente a più di 4 milioni di anni fa. Ma cosa accadrebbe se venissero rinvenuti reperti dell'uomo moderno più antichi dell'Australopiteco? Perché in realtà testimonianze del genere esistono, ma escluse o dimenticate. Whitley, geologo californiano, pubblicò un accurato resoconto su utensili di pietra rinvenuti nelle miniere californiane, risalenti a 55 milioni di anni. William Henry Holmes della Smithsonian Institution scrisse: forse se il professor Whitley si fosse pienamente reso conto di come sia intesa oggi la storia dell'evoluzione umana, avrebbe esitato ad annunciare le conclusioni cui era giunto, secondo le quali gli esseri umani esistevano già da tempi remotissimi nel Nord America, nonostante l'ingente quantità di testimonianze alle quali si era trovato di fronte. In altre parole, se i fatti non erano in accordo con le teorie in voga, anche se possedevano una schiacciante evidenza, dovevano essere messi da parte. Nei primi anni 50, Thomas Lee del Museo Nazionale del Canada trovò utensili lavorati nei depositi glaciali di Sheguiandah, sull'isola di Manitoulin, datati tra i 65 milioni e i 125 milioni di anni. I reperti non vennero considerati attendibili e per le proprie lagnanze Lee fu licenziato dal museo e con lui lo stesso direttore che voleva pubblicare le sue scoperte. Il sito di Sheguiandah fu trasformato in una località turistica, facendo sparire i reperti trovati. Giuseppe Ragazzoni, geologo dell'Istituto Tecnico di Brescia, trovò a Castenedro, nel Bresciano, frammenti fossili che battezzò appartenenti alla specie umana. Il 16 febbraio del 1879 nel sito vi fu il ritrovamento di un intero scheletro, databile da 3 a 4 milioni di anni. Nel Textbook of European Archaeology, scritto nel 1921 dal professor Robert Armstrong e Stuart McAllister, questi scrive: accettare una data del Pliocene per gli scheletri di Castenetolo vorrebbe dire creare molti problemi insolubili, tali da non consentirci quasi alcuna esitazione nella scelta tra l'alternativa di accettare o respingere la loro autenticità. Ecco come i preconcetti sulla teoria evoluzionistica hanno portato uno scienziato a considerare falsa una documentazione scientifica che altrimenti avrebbe considerato come vera.